tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Creepy Tale 2. Dunque, l'ultima volta siamo usciti da questo pozzo, ci siamo trovati qui in una palude e vediamo cosa succederà. Non dovrebbe mancare tanto alla fine del gioco, da quello che ho visto. Oh, mazza, oh, manco 5 minuti. Che cavolo. Allora, vediamo cosa ci attende. Oltre alla morte, cosa ci attende? Però non si illumina niente. Come facciamo ad attraversare qua, scusate? Abbiamo qualcosa? E niente, poi io sbaglio tasti. Non ci abbiamo niente. Ottimo. Forse devo camminare piano piano per non cadere? No. Aiuto. Scusate, ma che dobbiamo fare? Allora, questi ranocchi niente. Le luci niente. Il pozzo niente. Non ci abbiamo neanche nessun oggetto. Allora, l'unica cosa che succede è che ci sono queste bollicine. Ci possiamo avvicinare alle bollicine senza morire? Ma non mi sono mossa! Dai, dovremmo fare qualcosa con queste bollicine. Che non si capisce manco dove finisce la terra. Ah, qua si può camminare. E allora ditelo. Ah, ok, le bollicine mi fanno capire. Guarda, qui c'è l'acqua. Ma vaffan bene, va. Impazzisce proprio. Ah, sto gioco è molto carino, ma c'è alcuni enigmi che secondo me sono abbastanza discutibili, eh. Non è il primo che dico, boh. Che cazzo. Oddio, ma ci invecchiamo. Allora, qua è giù. Poi vai su. Poi vai giù. Poi vai su. Giù. Ok. Vabbè, però se può stare manco fermi 3 secondi. Bene tutto, però perché far impazzire la gente? Oh, mamma mia, che ansia. E mo? Basta, direi. Allora, qua ci possiamo nascondere. Non è un buon segno, anche qua. Oddio. Un mostro fungoso? Aiuto. Via, via. Vabbè, ma scusa! E niente. Allora, aspetta. Possiamo metterci forse qua? Questo capitolo mi sta già a far girare, lo dico. Abbiamo sbloccato Desperate Swamp Explorer. Sì, io sono un po' desperate, onestamente. Allora, si è acceso un simbolo. E questo viene a rompere scatole. E noi adesso ci nascondiamo qua. E
questo mi sente, ma come facciamo? Che Pasqua. No, non è giusto. Determinate cose non sono giuste. Vado sul ponte. E vabbè, ma c'è il teletrasporto. Allora, vediamo di far cambio a scondiglio. Vabbè, questo ragazzino è di una lentezza disarmante. Allora, il cambio nascondiglio c'ha senso. Dato che questo va a autori. Uno è fatto, in serio. Posso uscire? La musichina mi dice di no. Tornerà? E che cazzo. Aiuto, aiuto, aiuto. Allora, qua. Cambia. Allora, mo se ne va. Mo che se ne va, dove ci nascondiamo? Nel legno? O devo ribussare? Ok. Allora, è andato di là, proviamo a fare il terzo. Mi faccio un tempo. Bussa, idiota! E niente. Sto rincoglionito, non busso. Madonna, è difficilissimo.
Alleluia, Madonna, ci stavo invecchiati pur mago. It's been so long since I met another person in this desolate, gloomy places. Ed è così tanto tempo che non viene nessun'altra persona in questo posto desolato. Another few moments and we would never have met. Altri pochi attimi non ci saremmo mai incontrati. Hello, I'm... Salve, io... Boy, I have an unspoken agreement with the locals to maintain peaceful relations with them. Ragazzi, io ho un accordo non scritto. Insomma, non è stato detto, però c'è questo accordo con la gente locale per mantenere una relazione di pace con loro. The entire swamp is full of vile, soulless creatures. One of which just tried to catch you for its dinner. L'intera palude è piena di vili e creature senza anima. Una di loro ha appena provato a prenderti per la sua cena. Sorry. Mi spiace. Never mind. Sometimes you need to remind these beasts who rules the swamp. Non ti preoccupare, ma a volte hai bisogno di ricordare che queste bestie comandano questa palude. Why did you choose to live in such an awful place? Perché hai deciso di vivere in un posto così strano, così brutto? I wanted to be alone. The natural surroundings here act as a barrier against the outside world. Volevo essere solo. Le naturali barriere che circondano questo posto dal mondo esterno. Sì, vabbè, però che ne so, vai sul cucuzzo della montagna, cioè perché devi sta qua? Boh. But by some miracle you managed to reach my house. I presume you have not come to these green parts for no reason. Ma con qualche miracolo sei riuscito a raggiungere la mia casa. Presumo che non sei venuto qui in questa zona brutta per nessuna ragione, no? I came to ask for help. Sono venuto a chiedere aiuto. The sorceress who turned into a butterfly has gained power and has possessed my sister's mind. La sacerdotessa che hai tramutato in farfalla ha aumentato il suo potere e si è impossessata della mente di mia sorella. She wants to destroy the whole forest. The spirit said that only you can stop her. Vuole distruggere l'intera foresta. Gli spiriti hanno detto che soltanto tu puoi fermarla. I couldn't back then, and I won't be able to this time either. Non riesco a tornare e questa volta non avrò la capacità di fermarla. What that loss has done to you? Che perdita che ti ha fatto avere? My beautiful daughter, who was so capable from such a young age, is the butterfly. La mia bellissima figlia, che era molto capace nella sua giovane età, è la farfalla, quindi è sua figlia la cattiva. It all began when she was a child. Wolves savaged her mother during a walk in the forest, and my daughter only survived thanks to a passing hunter. È iniziato quando lei era una bambina. I lupi hanno preso mia moglie durante una passeggiata nella foresta e mia figlia è sopravvissuta soltanto grazie al passaggio di un cacciatore. That experience changed her deeply. She came to hate the forest and swore to destroy all its inhabitants in the most painful way. Quell'esperienza l'ha cambiata nel profondo. Ha iniziato a odiare la foresta e ha giurato di distruggere tutti i suoi abitanti nella maniera più dolorosa possibile. We no longer spoke. She spent all her time engrossed in dark tomes, creating spells. È da molto che non parliamo, passa la maggior parte del tempo guardando, leggendo dei tomi oscuri e creando incantesimi. Time passed, and for a moment I thought my little girl had forgotten her terrifying plans. She married, had children, and then the forest made itself known once more. Immagini, mo è la madre di sti ragazzini, la cattiva. Quindi lui è il nonno.
Il tempo è passato e per un momento ho pensato che la mia piccolina avesse dimenticato i suoi piani terrificanti. Si è sposata, ha avuto dei bambini e dopo la foresta l'ha riconosciuta di nuovo, nel senso ha riniziato a comportarsi come prima, cioè la foresta l'ha fatta ridiventare un po' come prima. Her son was attacked by a bear. The beast only slightly wounded the child, but that was enough to awaken the evil slumbering within her. Suo figlio è stato attaccato da un orso, gli ha fatto solo un po' di ferite, ma è bastato a far tornare i pensieri negativi, insomma, dentro di lei, maledetti, malvagi. I noticed the change and I realized I had to act. Ho notato il cambiamento e ho realizzato che dovevo agire. The only thing I could do was transform my daughter into a harmless creature, a butterfly, for instance. L'unica cosa che ho potuto fare è stato trasformare mia figlia in una creatura che non potesse far del male, una farfalla. She loved butterflies when she was Anche perché little. Lei amava le farfalle quando era piccola. And then I had to lock her in the magical cage that would drain her dark power and bring peace to her troubled soul. E dopo l'ho rinchiusa in una gabbia forever. Magica che le avrebbe risucchiato il potere oscuro e riportato pace nella sua anima travagliata per sempre. I could not bring myself to put her in the cage. Non ce la faccio, insomma, a metterla nella gabbia. Your story, it's making me feel strange. La tua storia mi sta facendo sentire strano. But does that mean you still have the cage and we can save the forest? Quindi vuoi dire che hai ancora la gabbia e possiamo salvare la foresta? Yes, I still have it. Sì, ce l'ho ancora. You only need to open the cage next to her. Quindi lui non è riuscito a rinchiuderla perché comunque è sempre la figlia. Devi soltanto aprire la gabbia a fianco a lei e la magia farà il resto. Do you know where my daughter is now? Sai dov'è mia figlia adesso? I came across her in the cave. L'ho incontrata nella caverna. Say no more. Now, focus and think of that place. Non dire altro, adesso focalizzati e pensa a quel posto. Poverino, mi fa pena. Infatti sta piangendo. Coraggio. Ok, siamo di nuovo alla caverna. Quindi dobbiamo rinchiudere quella maledetta qua nella lanterna. E lui ha i capelli sempre più bianchi, non mi sbaglio. Vediamo se riusciamo a salvare nostra sorella. Pure il padre ha preso, quindi non era crepato. My boy, you have returned. It's so wonderful to see the whole family reunited. Ragazzo mio, sei tornato. È così bello vedere la famiglia riunita. Father, what's going on? Padre, che sta succedendo? Guarda se è veramente la madre. My son, we thought your poor mother esatto. died. But we were wrong. Sarà capito. Figliolo, abbiamo pensato che la vostra povera madre fosse morta, ma ci eravamo sbagliati. She took on a different form, but even in this incredibly fragile body, she was able to find us and reunite our family. Lei ha assunto una forma diversa, ma anche in questo incredibile corpo fragile ha avuto la capacità di trovarci e riunire la nostra famiglia. Lars, look at the amazing crown we prepared specially for you. Lars, guarda la fantastica corona che abbiamo preparato appositamente per te. You have spent long enough rolling in the dirt with the rabble, my boy. Now the time has come to rule.
Hai già speso abbastanza tempo, insomma, a rantolare nello schifo, ragazzo mio. Adesso è il tempo di governare. Mother, but all these killings, it's madness. Madre, ma tutte quelle uccisioni, è pazzia. The girls are only cleansing the forest of its blight. I need a clean slate on which we can build our wonderful new world together. Le ragazze stanno soltanto pulendo la foresta dallo schifo. Ho bisogno di un posto pulito dove possiamo costruire un nuovo fantastico mondo insieme. What is that strange cage you're holding? Cos'è quella strana gabbia che stai trasportando? Mother, forgive me. This cage is for you. Madre, mi dispiace, questa gabbia è per te. Son, put the cage down. Figliolo, metti giù la gabbia. Papa, please, wake up. We're not killers. Papà, per favore, alzati, svegliati. Non siamo degli assassini. Brother, don't do anything foolish. I don't want to lose mother all over again. Fratello, non fare niente di sbagliato, di pazzo. Non voglio perdere di nuovo la mamma. You don't know what you're doing. Our mother is gone. Non sai cosa stai facendo, la nostra madre se n'è andata. Apri la gabbia, ovviamente. No, meno male non sono morti. Siamo riusciti a salvarli davvero. Ok, allora questo è il finale buono. Ovviamente adesso ci guardiamo anche il finale cattivo. Se appoggiamo la gabbia, quindi governiamo insieme alla famiglia e alla farfalla. Quindi il mago è il nonno. Vabbè, il finale è stato carino. Alla fine lui è riuscito a salvare. Addirittura c'era anche il padre. Io pensavo quello era più che crepato. Carino il finale, sì. Adesso vediamo il finale cattivo. Vabbè, sì, le chiacchiere le abbiamo già tradotte. What is that? Mother, son. Papa, please. Brother. You don't know what you. Ok, invece questa volta. Mother, will I forget who I am? Madre, io mi sono dimenticato chi sono. Don't be afraid, my son. You will not forget yourself. Non ti preoccupare, figliolo, non dimenticherai mai te stesso. Let me help you become older and wiser. Fai in modo che ti possa aiutare a renderti più anziano e più saggio. Carino che, se ci fate caso, nell'ombra si vede la figura della donna. Che carino. Mama, I missed you. Mamma, mi manchi. My little one, come over to us. Piccolo mio, vieni da noi. Oddio. Bene, bene, quindi abbiamo scelto il lato oscuro adesso. Allora, che dire, il gioco è stato carino. Più del primo, perché comunque ci sono i dialoghi, quindi c'è stata la storia più coinvolgente, anche comunque più lungo come gioco, dato che il primo è stato esageratamente breve. C'è da dire che due enigmi ancora non li ho capiti, ossia quello della candela e i numeri dove stavano i gufi per togliere l'allarme, boh, non l'ho capito. E questa cosa della palude cammina lì, cammina là, un po' una cavolata.
ma soprattutto alcuni per allungare il brodo, tipo questo qui, per arrivare fino al mago, madonna mia, ci ho messo una vita. E però per il resto è stato un gioco interessante e sono contenta di averlo giocato con voi qui sul canale. Voi mi raccomando, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, se avete trovato dei aspetti negativi che non ho detto, se avete trovato invece altri aspetti positivi. E niente, quindi grazie a tutti per aver seguito anche questa serie. Come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram. E al prossimo gioco. Ciao ciao ragazzi!